Ciao a tutti! Oggi prepareremo le ciabatte al prezzemolo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina di semola di grano duro, acqua, lievito di birra fresco, sale, zucchero, burro, prezzemolo, aglio, olio e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di semola, la farina di tipo 0, il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, lo dividiamo in 4 panetti e stenderemo ogni panetto su un piano di lavoro. Stendiamo l'impasto formando una ciabattina. Trasferiamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Continuiamo così per tutti e 4 gli impasti. Abbiamo formato le nostre ciabattine, mettiamole da parte e prepariamo il condimento. Mettiamo all'interno del boccale il prezzemolo e l'aglio. Lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, l'olio. Il pepe, il sale e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 5. Spennellare il composto sulle ciabattine. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 15 minuti o fino a doratura. Le ciabatte sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Ciabatte al prezzemolo. Grazie e alla prossima ricetta!